Bene, buonasera. Allora diamo inizio a questo appuntamento che avrebbe avuto la presenza dell'autore del libro che vedete qui e che è in vendita. Titolo Storia dell'immigrazione straniera in Italia dal 45 ai nostri giorni. Autore Michele Colucci, ricercatore del CNR, in particolare del Centro Studi Sociali del Mediterraneo, che ha curato questo libro nel quale viene messo in ordine cronologico tutto quanto ha a che vedere con il tema dell'immigrazione. Tema che ha grande attualità sotto il segno di continue emergenze che la politica cerca in qualche modo di affrontare. Tema che lo stesso autore così illustra. Nel 2018 l'Istat ha calcolato che vivono in Italia poco più di 5 milioni di cittadini di origine straniera, che evidentemente non sono arrivati tutti insieme, ma sono il frutto di un processo molto lungo. L'immigrazione in Italia è ormai arrivata alle terze generazioni, mentre noi stiamo ancora parlando delle seconde. E questo ritardo del giudizio, delle conoscenze, delle prese di posizione dell'opinione pubblica si sovrappone al ritardo, che nel libro è ampiamente documentato, degli interventi legislativi da parte del Parlamento. Interventi che poi hanno tutto un ordine, tutta una sequenza che in qualche modo, se non determina, ma almeno contribuisce a indirizzare un fenomeno di per sé complesso e profondo qual è quello della immigrazione. Ecco, non abbiamo, come dicevo, il ricercatore il dottor Michele Colucci, ma con noi abbiamo la fortuna di avere il professor Emilio Franzina, che, detto in brevi termini, tutti conosciamo, già studente del classico Pigafetta, poi lettere a Padova, parto da lontano, ecco, e ha insegnato dal 78 storia all'Università di Verona, che ha lasciato da poco tempo. I suoi interessi hanno riguardato le ideologie economiche dello sviluppo capitalistico industriale, la diaristica e la scrittura popolare, il movimento cattolico e socialista tra 8 e 900, soprattutto declinato nel contesto della ex sacrestia d'Italia, qual era la provincia di Vicenza, e il suo campo di indagine certamente privilegiato da circa 30 anni a oggi sono i movimenti migratori di massa, con particolar riguardo alla storia del Brasile e dell'America Latina. E qui il tema era quello della immigrazione che ha segnato per decenni e decenni la storia italiana e soprattutto veneta, arrivando a contare ancora 600.000 emigranti agli inizi degli anni 60. Inizi degli anni 60 che sono proprio quelli nei quali esplode le prime forme di immigrazione, con tante caratteristiche e tanti aspetti. Prima di affrontarli, seguendo, come ci siamo messi d'accordo, l'ordine dell'indice del libro, no, che ha proprio questo pregio di far vedere in sequenza come è avvenuta, come è cambiata l'immigrazione in Italia, in modo da dare uno sfondo reale e importante alle polemiche politiche dettate dalla stretta attualità. Ecco, prima di fare questo darei subito la parola al professore che ci presenta Michele Colucci e il senso di questo libro, dato che proprio con Michele Colucci ha lavorato nella realizzazione dell'opera enciclopedica che vedete qui, Storia dell'emigrazione italiana. Quindi volentieri do la parola al professor Franzino.
Grazie, grazie a voi di essere così numerosi, cioè è una soddisfazione veramente bene venire a Bassano. Io dovevo presentare l'autore e parlare del suo libro, chiaro. L'autore lo conosco da quando era ragazzino, perché lo conobbi mentre si stava preparando al lavoro di laurea a metà degli anni 90, è giovane, a 45 anni, e lo conobbi a Roma perché era venuto a vedere un convegno e lui stava laureandosi con una tesi sugli italiani emigrati in Gran Bretagna, in Inghilterra. E successivamente, avendo intavolato qualche buon rapporto, avevo capito il ragazzo meglio, successivamente, una volta che lui si laureò, capitò quello che ricordava adesso, che solo che mise in piedi questa storia dell'immigrazione italiana, che è una cosa diversa dalla storia dell'immigrazione, e avevo bisogno di uno bravo, e fu lui che scelsi come segretario di redazione. Si trattava di tenere i rapporti con 60 autori distribuiti in varie parti del mondo, cioè era in gamba. Il ragazzo poi, dopo essersi laureato, si addottorò, fece il PhD e ha fatto tutta una carriera di cui sommariamente posso dire che è segnata da libri importanti sulla storia delle emigrazioni italiane nel secondo dopoguerra. Il suo libro più importante è poi la messa in volume della tesi di dottorato, è intitolato Lavoro in Movimento ed è stato pubblicato nel 2008, quindi non è proprio di primissimo pelo. Però dopo quella data, dopo aver dato un ulteriore contributo allo studio del passato emigratorio italiano, Colucci si è applicato sempre di più alla storia del lavoro e alla storia dell'immigrazione straniera in Italia, su cui tra il 2010 e il 2018 ha pubblicato vari saggi, culminati in questo libro che è uscito da Carocci alla fine dell'anno scorso, Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Allora, questo era un tema che a me interessava molto, anche se io sono uno storico dell'immigrazione italiana, e qua per chiarirci e anche per capire bene l'importanza di una ricerca come questa di Colucci, non sarà inopportuno se io ricorderò qualcosa che ha a che fare anche in chiave autobiografica con l'esperienza di uno che da, no, purtroppo da 30 anni, da 50 anni si occupa di queste cose, perché è vero che io ho pubblicato i miei primi libri all'inizio degli anni 70 del secolo passato, ma avevo cominciato già da prima a studiare queste cose, per cui ho un'esperienza di più di mezzo secolo di lavoro sui temi migratori in generale. I meccanismi sono simili in varie parti, non intendiamoci, se anche ci spostiamo dalla emigrazione nostra verso l'esterno alla immigrazione di stranieri, o come si diceva una volta anche forestieri in Italia, sarebbe il caso di sgombrare da ogni equivoco il campo, ricordando che noi abbiamo una storia già dal basso medioevo molto robusta di immigrati stranieri da noi, che non, anche Bassano, non sto pensando all'arrivo degli Ezzelini e dell'agro bassanese, che come sapete venivano di Germania, ma proprio di tedeschi che lavoravano e vivevano qua, come in buona parte del Veneto centro-settentrionale, non solo nell'altopiano di Asiago o nei 13 comuni veronesi, e non solo nelle forme che lì erano tipiche di boscaioli, di montanari che arrivavano da fuori a occupare spazi vuoti, ma proprio la presenza nelle città, ad esempio a Treviso, a Venezia, poi non ne parliamo, lo ricordate il fondaco dei tedeschi, no? Ora, questo solo per dire che la stessa storia antica, medievale e della prima età moderna del nostro paese è costellata di presenze di stranieri che, con terminologia attualizzante, non possiamo far altro che definire immigrati, anche se talvolta l'arrivo di stranieri in certe parti d'Italia è determinato da fattori che non si possono assolutamente equiparare a quelli che sia oggi sia nei decenni passati tra la fine della seconda guerra mondiale per i nostri hanno determinato il fenomeno. Fate conto i catalani in Sardegna o gli albanesi in
dell'Italia meridionale, che possono essere al Beresce in Calabria, ma possono essere anche nella piana degli Albanesi in Sicilia, ma anche gli albanesi a Venezia. Sapete che Venezia, quando ha bisogno di qualche, come dire, intervento rapido di tipo militare, si serviva dei cavalieri albanesi, i cappelletti, che non sono i tortellini in brodo, ma i soldati albanesi al servizio della Serenissima, erano di una ferocia unica, e ne bastavano quattro di cavalieri albanesi per sistemare questioni anche gravissime, perché il terrore che incutevano le popolazioni era grande. Ma questa è una delle specializzazioni: uomini d'arme, ma anche mercanti, anche lavoranti, ad esempio, in tutto l'arco alpino, gli immigrati stranieri che venivano dalla Germania erano per lo più dediti a lavori che allora sapevano fare meglio loro di altri, che avevano a che fare con i minerali, la ricerca dei minerali, la lavorazione dei minerali, e insomma, per sgombrare il campo, dicevo, dai piloti, sappiamo che c'è tutta una lunga storia di spostamenti di popolazioni che vedono certi luoghi più di altri popolati da stranieri, e quindi poche meraviglie, perché città come Venezia o come Roma hanno convissuto lungo i secoli con fortissime presenze di gente che veniva da altre parti, in questo caso d'Europa. E qua cominciamo a ragionare su una questione che secondo me è centrale nel libro di Colucci. Colucci, per spiegare, come poi vedremo anche meglio, le fasi della immigrazione post-bellica da noi, Colucci fa uno sforzo per riportare l'attenzione su una grossa, grave lacuna che caratterizza anche, tutto sommato, persino il mondo degli studi, ad esempio quello degli studi che pratico io. Gli storici dell'emigrazione italiana possono avere riservato una qualche attenzione, ma un po' di sfuggita. Io stesso, in una congiuntura particolare, nel 1992, poi vedremo dalla cronologia di Colucci che è un anno abbastanza importante, avevo organizzato un convegno a Brescia assieme a soprattutto la CGIL di quel tempo, un convegno sull'emigrazione italiana in America Latina, e però il mio intervento era stato dedicato al tema, in dialogo con Bruno Trentin, al tema emigrazione e immigrazione nella storia d'Italia, perché mi ero accorto, lavorando su materiali che a me interessavano molto, le autobiografie, le memorie, la produzione anche di romanzo dei nostri emigranti, mi ero accorto che denotavano già forti somiglianze con quello che mi stava passando davanti agli occhi, con i primi esperimenti di scrittura in italiano, talvolta anche scrittura assistita, perché alcuni dei primi libri degli immigrati stranieri sulla propria esperienza sono stati redatti a quattro mani, cioè l'immigrato che racconta e il giornalista che mette in buon italiano. Però già questo 30-35 anni fa, e tuttavia non è servito, non tanto il caso mio, ma in generale non è servito a nessuno a capire la prospettiva, lo spessore, le dimensioni del fenomeno. Quello a cui provvede a, come dire, a rimediare il libro di Colucci è una enorme amnesia, cioè l'impossibilità di collocare nella storia recente, storia contemporanea, ma è la storia degli ultimi 70 anni, il fenomeno della immigrazione nel nostro paese. Anche perché c'è un momento in cui le due cose, cioè l'emigrazione nostra e l'immigrazione straniera, convivono, come del resto convivono ancora oggi. Guardate che ancora oggi non è assolutamente finita l'emigrazione italiana all'estero, e non è tanto soltanto quella dei cervelli, come si dice, è un'emigrazione da lavoro. Quando tu hai cifre che ti parlano, come l'anno scorso, di 250.000 italiani che emigrano, insomma, c'è da stare attenti. Ora, questo appello all'attenzione al passato, al rapporto fra storia e attualità, che nel libro viene anche poi, il libro è fatto, è un libro tosto, un libro impegnativo, perché
è a cavallo fra la ricostruzione storica e sociologia, antropologia, con uno sguardo anche un po' di attenzione all'aneddotica e ai casi. Ad esempio, il libro si apre con una storia che a colui ci sta a cuore, che è la storia di un sudafricano, si chiamava Jerry Maslow, che nel 1988 arriva in Italia, scappando dal Sudafrica ancora dell'apartheid, e che fa tutta la trafila delle esperienze dell'immigrato che non riesce ad avere il permesso di soggiorno e che si sposta da Roma ai luoghi di lavoro degli immigrati. Già di allora, siamo nel 1988, a Villa Literno, raccolta di pomodori, quell'incontro fra l'immigrato e il caporale, che è cosa costante fino ai giorni nostri. E questo attraversa, con più che attraversare una storia, attraversa delle traversie che lo portano l'anno dopo, nell'agosto dell'89, ad essere addirittura ucciso nella baracca dove viveva. Fra l'altro, a leggere il libro di Colucci c'è da rimanere impressionati, perché molte di queste cose, specie non solo quelli che hanno più di 70 anni come me, forse lui anche, ma anche gli altri, molte di queste vicende le abbiamo nella memoria in qualche misura, ma le abbiamo sottodimensionate. Se uno stesse a fare i conti dei morti ammazzati, dei morti bruciati, dei morti annegati, è pauroso, perché sono distribuiti in un arco di tempo di circa 40 anni, perché la questione diventa molto molto d'impatto dalla metà degli anni 70 in poi, ed è un susseguirsi di fatti che possono culminare nelle immagini ultime scorse, quelle dell'altro giorno, dei nostri sommozzatori che vedono sul fondo del mare una donna col bambino, che sono morti annegati in un naufragio di quelli procurati da una gestione folle di queste cose, che però non è folle del tutto, perché il libro spiega come mai si è arrivati al punto in cui oggi siamo in giro anche per il mondo e non solo in Italia, perché credo che la questione da non perdere di vista è che oramai l'immigrazione da alcune parti del mondo verso altre, che siano il Messico o il Centro America verso gli Stati Uniti, che siano l'Africa subsahariana o l'Estremo Oriente verso l'Europa o verso l'Italia, i paesi del Mediterraneo, eccetera, eccetera, fa parte di una situazione che deve misurarsi con i numeri della demografia anche. Per cui uno storico dell'immigrazione sa benissimo che l'immigrazione italiana in America è stata determinata da vari fattori e che uno dei principali fattori fu già allora, nell'Ottocento, una crescita demografica molto forte. Noi avevamo una natalità che ricordate quando si dice anche per il Veneto famiglie con 10, 12, 14 figli, e questa natalità, addirittura il senatore Alessandro Rossi di Schio, perfido com'era, diceva che esportavamo la natalità, era vero, in parte era anche quello, e in effetti se si vanno a vedere i numeri noi sappiamo che ci sono parti intere del mondo come l'Africa dove i tassi di crescita demografica sono tipici dei paesi poveri dove si fanno tanti figli, e quindi questo è un elemento, nessuno lo vuole trascurare, così come non si possono trascurare altre circostanze, ma quello che ci sfugge è lo spessore, e qua viene fuori una cosa, scusatemi, ma siamo circondati, venendo qua con alcuni amici si commentavano le immagini sconvolgenti del colloquio fra Trump e Mattarella. Vedere solo la faccia della traduttrice quando questo incommensurabile idiota dice che c'è un'amicizia millenaria fra l'Italia e gli Stati Uniti dei tempi di Roma. Ma uno è disturbato, e sì, però scusate, ma è tutto così. Ma com'è possibile che la candidata di uno schieramento politico per le elezioni in Emilia-Romagna, emiliana, interpellata dalle solite, come i soliti giornalisti televisivi tipo Iene, adesso non era Iene, era un altro, quando gli ha domandato, lei corre per diventare governatore dell'Emilia Romagna, e gli ha chiesto, signora, con che regioni confina l'Emilia Romagna? E uno tra a dire Trentino e Umbria, ma Trentino e Umbria, ma signori, siamo arrivati a un livello
che un ceto politico intero e a livello nazionale nostro, a livello internazionale con Trump in cima a tutto, può permettersi di fare strame delle cose più elementari. Una volta una roba così bastava per cacciare dall'aula lo studente delle medie, no, quello non si accettavano queste brutalità. Ora è evidente che questo fatto incide moltissimo anche sulla situazione di cui ci stiamo per occupare, perché le storie poi di vita e le vicende di un fenomeno che ha, ripeto, una durata oramai più che quarantennale, dopo vedremo quando le fasi iniziali si può ancora stare a discutere, ma di fatto è almeno dalla metà degli anni 80 che si va avanti. Io non posso rivendicare niente perché, ripeto, ho fatto sempre il professore di storia, addirittura per molto tempo ho insegnato storia del Risorgimento prima che si diffondesse l'insegnamento della storia contemporanea con le cattedre applicate alla storia contemporanea. Insegnavo anche storia del Risorgimento e mi ricordo che nell'85-86 feci un corso monografico all'Università di Verona dedicato, il tema era lo straniero, e mi servì del libro di uno scalabriniano, fra l'altro, che aveva fatto un ottimo libro su questa figura, il discorso classico hospes, hostis, lo straniero è ospite, ma può anche essere inteso come hostis, come nemico, eccetera, no? E mi ricordo che ai miei poveri studenti di allora inflissi la lettura di alcuni lavori di tipo sociologico, perché era quello che passava al convento, oltre a questo libro del frate Scalabriniano, che non mi ricordo neanche come si chiamasse adesso, ma feci leggere i lavori che già erano usciti da pochi anni sul caso delle comunità tunisine e musulmane, quindi di Mazara del Vallo e della provincia di Trapani, dove gli imprenditori del mare, del luogo, si servivano sempre di più di manodopera tunisina perché costava di meno, eccetera, eccetera. Ora, per me è spiazzante, perché io volevo solo far capire, sulla base di esperienze del presente, del mio presente di allora, far capire che cosa poteva essere successo anche agli italiani, eccetera, eccetera, eccetera. Ora però il tema non è più quello della storia nostra intesa da questo angolo di visuale, nostro e basta. Bisogna vederlo anche con attenzione a quelli che arrivano sistematicamente e non periodicamente, regolarmente da noi, anzi con qualche flessione ultima scorsa, perché la grande crisi del 2008, iniziata nel 2008, ha determinato anche nell'ambito dell'immigrazione straniera un evidente calo che non ha inciso granché sul numero complessivo che è stato ricordato prima degli immigrati stranieri da noi, perché adesso sono più di 5 milioni, tra i quali quasi un milione costituito da figli di emigranti, figli di immigrati, che sono nati, cresciuti qua e che, come sapete, fino ai 18 anni non possono essere considerati, anche per ignavia dei nostri politici, cittadini italiani, che è un'altra delle follie, che però ha dei parallelismi con la storia della nostra immigrazione, perché se uno va a vedere come è stata per noi negli Stati Uniti, come è stata per noi in America Latina, in Brasile, in Argentina, ma anche come andò venendo in qua, sognoso dei Monti, sognoso d'Asiago, che ho fatto in tempo a sentire i lanci per le trasmissioni di questa sera, e va in onda una roba sui bambini silenziosi che negli anni 60 e 70 nella Svizzera di allora, vi ricordate la Svizzera di Schwarzenberg, quello che fece il primo referendum per cacciare gli italiani e che lo perse, ma nella Svizzera di allora vivevano migliaia e migliaia di figli di lavoratori italiani di nascosto e venivano costretti al silenzio, e questa sera credo che mandi in onda un filmato, una trasmissione radiofonica, comunque il caso lo conosco abbastanza bene, e però è storia nostra, ma anche la storia di questi altri è storia nostra. Gli italiani all'estero erano 5 milioni nel 1911. Nel 1911, che ci fu il censimento, l'ultimo prima della Grande Guerra, c'erano in giro per il mondo 5 milioni di italiani. Nel 2011 c'erano in Italia 5 milioni di stranieri, ma di questi, ripeto, una quota parte è costituita da persone come il protagonista di uno di questi film che vi consiglio di vedere su RaiPlay, che si chiama Bangla. Bangla è il termine con cui a Roma vengono definiti
gli immigrati del Bangladesh, che è quella parte della Bengala musulmana, i Bangla. E c'è un intero quartiere di Roma, Torpignattara, che li ospita. E qua c'è questo film, vi consiglio di vederlo, è del 2019. È un film autobiografico, l'ha fatto un giovanotto che si chiama Fahim Bijau, che è un bangladese, ed è la storia di questo ragazzo nel suo rapporto con la realtà in cui è nato. Lui è nato in Italia. E dall'inizio del film, interpellato e richiesto di definirsi cosa si sente lui, lui dice: io sono per 50% del Bangladesh, per 50% italiano e al 100% di Torpigna, che è Torpignattara, che dà l'idea di come la gente si sentisse, perché lì è importante sapere anche queste cose, non possiamo evitare di considerarle. Avete visto cosa è successo con una partita di calcio Francia-Turchia a ridosso dell'aggressione immonda di Erdogan ai curdi? Avete visto i calciatori turchi che salutano militarmente e il tifo sportivo anche degli oppositori di Erdogan. A me è venuta in mente subito un'altra esperienza, che è quella della guerra d'Abissinia. Quando la guerra d'Abissinia, facendo appello, come diceva quel noto scrittore inglese, facendo appello al patriottismo che è l'ultimo rifugio dei mascalzoni, fece scattare un'adesione, addirittura il senatore Benedetto Croce regalò nella raccolta dell'oro la medaglietta di senatore per l'oro alla patria, e tanti anche esponenti della sinistra estrema, sindacale, comunista in esilio, dalla Francia dissero: no, stiamo con l'Italia. Il ricatto di queste cose è fortissimo. Nella cultura però della gente normale, assieme a questo elemento che è velenoso del nazionalismo, ci sono tante altre cose. C'è l'attaccamento al luogo in cui il ragazzino di 18 anni o di 20 anni che è cresciuto a Torpignattara si sente infinitamente legato a quel posto. Allora lì uno va a vedere la storia italiana. Avete presente il quartiere di New York che si chiama Harlem, quello degli Harlem Globetrotters? Ecco, quello era un quartiere italiano, anzi prima era anche italiano ed ebreo. Gli italiani rimasero un gruppo etnico dominante in quel quartiere fino a metà degli anni 30, quando cominciò, con il miglioramento delle loro condizioni, il loro spostamento altrove, e furono surrogati quelli che andavano via dai neri americani che arrivavano dal profondo sud e andarono a stare ad Harlem. E quando scoppiò la guerra d'Abissinia ci furono scontri etnici fra gli italiani di Harlem e i neri americani di Harlem, perché i neri americani di Harlem facevano il tifo per Haile Selassie e facevano il tifo per l'Etiopia. E anche le testimonianze degli italiani figli di emigrati, io avevo un amico, un professore che si chiamava Rudolf Vecoli, che era cresciuto in quegli ambienti lì, che mi ricordava come lui ragazzo, che lui era sempre stato, anche nella sua vita successiva diventato grande, di un radical molto progressista, però mi dice: sai, fuori dovevamo fare la parte sì, insomma, stare dalla parte dei fascisti che avevano invaso l'Etiopia, dopo magari le nostre idee politiche ce le tenevamo strette. Allora, tutte queste cose ce le chiediamo: che cosa può succedere nei luoghi in cui gli immigrati si vengono a trovare? E questa grande ignoranza che li circonda e che circonda la conoscenza delle fasi di cui adesso diciamo, ci esime da porci il problema, o siamo autorizzati a passarci sopra con leggerezza? Però prima di passare la parola, diciamo che dopo ci mettiamo anche d'accordo, vorrei farvi leggere, perché io l'avrei detta a Colucci, me l'ero tenuta da parte, io ho montagne di carte, oltre i libri che ormai non li ritrovo neanche più, però la carta ancora, sono di quelli che è legato alla carta, no? Perché adesso è tutto quanto digitalizzato, però io sono 50 anni che ritaglio gli articoli, le cose, per cui le tengo assieme anche, figurati, ne ho delle casse piene di ritagli di giornali sull'immigrazione, come si è venuto il problema. Adesso sono felice perché Colucci me li ha messi in ordine, però questo qua non l'aveva visto lui, ma è banale, ve lo ricordate, Giorgio Bocca, no? Bocca, questo è un articolo di Repubblica del 3 marzo del 1990,
è intitolato Se scoppia il razzismo. È a ridosso di alcuni episodi, siamo prima dello sbarco degli albanesi in Puglia, quello della nave Flora, ve la ricordate, con 20.000 albanesi, e siamo nel cuore di un periodo che poi vedremo, tra il 1989 e il 1992, è cruciale per la storia dell'immigrazione straniera da noi. E lui, dico Bocca, parla del razzismo inevitabile e si rifà alle esplosioni razzistiche che c'erano state a Firenze, a Torino e a Verona come un avvertimento preoccupante e dice: se siamo già a questo, avendo un 2% di immigrati di colore, parla soprattutto dei neri, sulla nostra popolazione, cosa accadrà quando avremo il 10 come in Francia o il 5 come in Inghilterra, con strutture sociali e una burocrazia decisamente peggiori della nostra? Ai nostri onorevoli domande così interessano poco. Lavoro nero significa premiare i settori forti della nostra società e penalizzare i più deboli, quanto a dire a creare il razzismo popolare, che è una cosa piuttosto importante questa. Cioè, non che il razzismo è appannaggio di sconsiderati squadristi di Casa Pound, o cioè è diffuso fra la gente normale. Siccome adesso tutto è esacerbato e anche messo in evidenza dal sistema delle comunicazioni con i social media, cioè i tweet e queste cose qua mettono a nudo una cosa che c'è, la gente non si vergogna più di dire o di pensare cose che una volta sarebbe guardata bene da far sapere, perché si vede e si sente incoraggiata a manifestare il proprio razzismo. Però Bocca, oltre a recriminare su varie cose, usava quell'argomento che vi è ben noto, perché è usato ancora oggi per spiegare il lato debole, meno attrezzato della cultura, chiamiamola di sinistra progressista. A uno che abiti ai Parioli di Roma o nella Certe dei Navigli a Milano interessa poco se i nostri parlamentari e ministri progettano di dare il 15% delle nuove case popolari agli immigrati, ma ai romani e ai milanesi senza casa che abitano in 5 o 6 in due stanze interessa, come ben sa il nuovo segretario allora del Movimento Sociale Italiano Pino Raudi, quando parla di sfondamento e a sinistra eccetera. La nostra società è in veloce trasformazione, abbiamo un 14% di disoccupati che forse possono rivedere le loro idee sul loro manuale. Abbiamo 5 milioni di italiani che lavorano all'estero, scrive nel 90, e che con ogni probabilità tenderanno a rientrare. C'è la possibilità, anzi la certezza, che in un prossimo futuro molti dei lavori umili e faticosi saranno meccanizzati e automatizzati. Ecco, questo per dire uno degli editorialisti, dei giornalisti che ci sono più noti, che su una cosa del genere, nel 1990, dice così. Ma allora dove abbiamo gli occhi? E soprattutto perché si è sfuggita la tempistica di questo fenomeno. Adesso vediamo in che fase si è sviluppata. Adesso non possiamo affliggervi con i numeri, ma sappiate che sì, da una certa data, dopo diciamo le fasi iniziali che vanno dal 45 alla metà fine degli anni 60, si tratta di numeri imponenti. Sì. Ecco, proprio per riprendere questo filo cronologico che è un po' la linea guida del libro, Michele Colucci suddivide alcune tappe, alcuni momenti. Il primo è la realtà del dopoguerra, anni di ricostruzione, migrazione, ma soprattutto di profughi che arrivavano dalla Dalmazia, oppure, cosa che illustra con dovizie particolari, erano gli stessi ebrei che andavano in Palestina, che stava diventando Israele, che partivano dai porti italiani in gran parte. Ebbene, in questo contesto la Costituente affronta, tocca il tema dell'immigrazione ad opera del deputato comunista che è il grande esploratore Umberto Nobile, che dopo la conquista del Polo e la rovina del dirigibile era emigrato in Russia, in Unione Sovietica e negli Stati Uniti, torna col 25 luglio del 43. Ebbene, dice che il diritto di asilo debba concedersi a rifugiati politici isolati è cosa fuori di questione, ma domani potrebbero battere le nostre porte migliaia di profughi politici di altri paesi
e noi saremmo costretti a dar loro asilo senza alcuna limitazione, quando restrizioni potrebbero venire consigliate anche da ragioni di carattere economico. Quindi ci sono tutti gli elementi, i rifugiati politici, la richiesta di asilo, le ragioni di carattere economico. A questa presa di posizione del deputato comunista però non fece seguito alcuna normativa per il controllo degli stranieri. E questo perché l'Italia, lo diceva bene il professore, fino agli anni 60 vedeva oltre 300.000 emigrati partire per l'estero ogni anno, quindi era o una zona di passaggio o niente di più. I primi flussi cominciano a registrarsi nella seconda fase, che è quella della lenta crescita della migrazione in Italia, in corrispondenza con la decolonizzazione degli anni 60 e i progressi che poi in italiano si traducono come boom economico. Ebbene, qui alcune professioni, marinai, quelli di Mazara del Vallo, oppure braccianti agricoli, colf, vedono l'arrivo di immigrati e in particolar modo di donne provenienti dalle ex colonie italiane. Manca l'esito, manca l'elemento dell'asilo politico, e questo spiega Colucci in questi termini. Quello dell'asilo è un altro elemento problematico del sistema italiano, perché fino al 1990 ha potuto chiedere protezione internazionale in Italia solo chi arrivava da paesi ex sovietici dell'Europa orientale, in base a una clausola siglata durante il periodo della guerra fredda, mentre tutti gli altri, con pochissime eccezioni, non potevano ottenere nessuna forma di protezione. E questo vale fino alla prima legge sull'immigrazione datata 1986. Fino allora vigeva, ed è la crescita degli anni 70 e degli anni 80, una circolare del Ministero del Lavoro datata 1963, ovviamente lacunosa da tanti punti di vista. Ecco, e quello che osserva è che rispetto ad altri paesi come la Francia, dove arrivavano gruppi pressoché omogenei di immigrati dal Maghreb, cioè dalle ex colonie francesi, o come la Germania, dove l'immigrazione era in principal luogo turca e quindi riconoscibile, visibile e soprattutto presente nelle grandi città, nei grossi centri industriali, in Italia assistiamo in questi anni a una immigrazione altrettanto importante dal punto di vista numerico, però invisibile, perché finiva in luoghi persi, isolati, come si diceva prima, a raccogliere pomodori a Villa Literno, e poi era composita, non aveva un'unica presenza, ma erano più lavoratori. Ecco, per questi motivi, un fenomeno poco visibile, poco omogeneo, scrive Colucci, sono stati favoriti una sostanziale sottovalutazione del fenomeno migratorio, che viene percepito come secondario e transitorio da giornalisti, politici e analitici. Si arriva soltanto nel 1986 alla legge Foschi, la prima adottata e l'ultima votata in modo ampio in Parlamento. Ad essa si devono l'ingresso per lavoro con meccanismi precisi, che però si riveleranno ben poco attuabili, l'introduzione di una norma sul ricongiungimento familiare, le prime disposizioni in materia di soggiorno turistico, motivi di studio e la dichiarazione programmatica del principio di piena uguaglianza formale tra lavoratori italiani e stranieri. Ecco, a quel punto scatta, 86, insieme con questa legge, la prima di una lunga serie di sanatorie che in quell'occasione coinvolge oltre 100.000 immigrati presenti in Italia, ovviamente clandestini, che vengono in questo modo riconosciuti. La svolta, diceva il professore, sarà nell'89-92, quando si registra
appunto l'omicidio di Jerry Maslow, ne parlava il professore, il crollo del muro di Berlino, e nel 90 è la legge Martelli, che si affianca ai trattati di Schengen e di Dublino sulla scena europea, e che sono i punti di riferimento. Punti di riferimento che stanno a dire come, per qua magari ci soffermiamo su questo momento di svolta, professore, nella legge precedente, Foschi, c'era una visione, una concezione di apertura, di allargamento delle possibilità di arrivo di stranieri in Italia, pur con delle regole, delle limitazioni. Con la legge Martelli questa apertura si affianca ad una concezione sostanzialmente di chiusura, di restrizione. Ed è così che la legge non apre possibilità di ingresso per lavoro, no. E quello che si apre invece è il clima di maggiore ostilità nei confronti degli immigrati, soprattutto, come si diceva, con lo sbarco in massa degli albanesi dopo il 91, dopo il crollo del muro di Berlino. E questa è una fase, sono situazioni significative. Prego, professore. E qua penso, visti così come vi vedo, che la vostra stessa memoria può, come dire, aiutare nella ricostruzione che è stata avviata a fissare ulteriori paletti, perché una volta che si capiva non tanto la legge Foschi, ma quella di Claudio Martelli, ve lo ricordate, uno degli esponenti del PSI prima della bufera craxiana e tutto, però Martelli aveva firmato questa legge, che è poi quella che precede le altre due che vi sono note, quella di fine secolo scorso, quella del 98, che è la turco-napolitano, e quella successiva, che è la Bossi-Fini, che è tuttora poi sostanzialmente in vigore. Però questo fatto va messo, va sentito e percepito in una luce diversa. Ad esempio, intanto, quella fase di cui vi è appena stata ricostruita in sintesi la trama, l'andamento, è una fase in cui c'è la sensazione che l'emigrazione italiana stia per essere sostituita dall'immigrazione straniera, nel contesto però di una realtà in cui dopo decenni sostanzialmente di abbandono, di scarso interesse, le stesse classi dirigenti del nostro paese pensano di potersi fare carico sostanzialmente a posteriori, anche se l'emigrazione italiana in Europa continua a svilupparsi robusta fino alla fine degli anni 70, visto che si parla di anche punti di riferimento non solo statistici o delle fonti d'archivio, ma anche della conoscenza comune. Pensate al film Pane e cioccolata di Brusati con Nino Manfredi, protagonista, che si confronta con, per il posto di lavoro da cuoco, con il turco di turno in Germania. È un film del 74, è un film del 74 che dà un'immagine particolare, anche quando, non so se qualcuno se lo ricorda, quando in cerca, perso il posto di lavoro da cuoco, è in cerca di una sistemazione nella Svizzera tedesca e vede da una specie di punto d'osservazione da cui non può essere scorto, vede questi giovani biondi che sono i potenziali nuovi datori di lavoro che giocano, sono biondi con gli occhi azzurri, e lui a un certo momento opta per la scena finale della partita della nazionale di calcio italiana, per un travestimento, si tinge i capelli, si fa diventare biondi e va in un bar e assiste fatalità a un'Italia-Germania e cerca per qualche tratto di tempo di inveire contro i calciatori italiani con qualche parola raccolta sua la buona in tedesco, finché l'Italia non segna e sbrocca segnando gol, che sarà roba. Però questo è del 74, mentre invece tutte le altre cose verso cui
questo triennio chiave, che è quello che va dal 1989 al 1992, ci ha portato a contatto, perché quello che stavo dicendo è che la classe di potere, ma anche direi l'arco costituzionale per intero, partono i fascisti, ma viene votato anche dall'estrema sinistra il provvedimento di legge del 92 che segna un arretramento sui diritti civili, sulla legge di cittadinanza, che è una legge del 1912 che era infinitamente più avanzata. E perché? Perché si comincia a parlare di un risarcimento dovuto agli italiani all'estero, di cui si discorreva già dalla conferenza nazionale dell'immigrazione, non mi ricordo perché si andai nel 1975 a Roma, e viene creata questa cosa grottesca che a me serve molto negli spettacoli musicali, perché me ne servo volentieri, rende bene dal palcoscenico, questo fatto che lo Ius Sanguinis autorizza e abilita a considerarsi italiani i bisnipoti dei nostri emigranti contadini, poverini, anche qua dalla vostra zona, che emigrarono alla fine dell'Ottocento, che sono in Brasile. Io sono uno spettacolo in cui racconto come a un certo momento questi qua forti della cittadinanza che gli viene conferita semplicemente perché sono i discendenti di italiani emigrati alla fine dell'Ottocento, si ritrovano oggi, soprattutto agli inizi del nuovo millennio è successo questo, si ritrovano a dover sperimentare, in quanto migranti a loro volta, che partono dal Brasile, dallo stato di Santa Catarina, dallo stato del Rio Grande do Sul, ma anche da San Paolo, ma anche da Spirito Santo, e vengono in Italia forti del passaporto che hanno potuto ottenere, sono cittadini italiani. Poi va a vedere cosa succede, ora gli studi che sono stati fatti agli inizi di questo secolo mostrano che in realtà la loro esperienza, anche se protetta dallo sbergo del passaporto nazionale, in realtà è quella di ogni emigrato straniero, vengono trattati così e così, e negli spettacoli questo mi riesce facile da raccontare con le loro testimonianze. Ma questo rimanda anche a dei meccanismi sui quali non ci siamo più di tanto intrattenuti, ma che nel libro vengono puntualmente ricordati, tutti ad esempio, tutte le informazioni che si possono avere su come mai già negli anni 70, queste che vi leggo adesso sono cose che vengono fuori dagli archivi della CGIL di Roma, documenti che risalgono al 1970 rispetto al ricorso che viene fatto alla manodopera straniera di provenienza jugoslava, siamo prima delle guerre etniche di Jugoslavia, nell'Alta Italia, in particolare nella provincia di Mantova e nella provincia di Vicenza. A Castelgofredo, scrive l'ufficio internazionale della CGIL, alcuni calzaturifici avevano richiesto tempo addietro manodopera femminile dal meridione, con scarsissimi risultati, poiché non avevano reperito quasi nessuno. In seguito si sono rivolti all'ufficio provinciale del lavoro per essere autorizzati a richiedere manodopera femminile dalla Jugoslavia. Risulta che l'ufficio ha negato l'autorizzazione in quanto ritiene che la manodopera possa essere reperita sul posto. La questione è seguita attentamente dalla Camera del Lavoro di Mantova. La mediazione dell'ufficio del lavoro viene invece segnalata rispetto al Vicentino in un altro documento in cui si dice: un gruppo di industriali di Vicenza avrebbe inviato una lettera all'ufficio regionale del lavoro per il Veneto nella quale si richiede di occupare manodopera che può essere trovata o facendo rientrare gli emigrati italiani o richiedendo manodopera dalla Jugoslavia. Siccome voi sapete che l'immigrazione nel nord e nel nord-est non è prevalentemente di Bangla, di musulmani, ma è effettivamente di slavi, noi abbiamo dei canali di ingresso che sono quelli classici, è una geografia anche. L'immigrazione è legata alla storia, ma anche alla geografia, altra roba che i nostri governanti per lo più pare non conoscano. La geografia ti dice che dopo quello che è successo, i sommovimenti che hanno praticamente disastrato gli equilibri della guerra fredda e hanno ridisegnato i rapporti di forza nel mondo dell'ex patto di Varsavia, quindi quello che è un parte Visegrad, ma la Slovenia, la Serbia, ma lo sappiamo tutti anche qui da noi, oggi come oggi, ma caspita, se avete bisogno di un lavoro manuale di quelli seri, ma trovate manodopera seria,
di serbi, di sloveni, di slavi. Mi diceva un amico che ha una piccola impresa in Lille, che tre quarti oramai di questo tipo di lavoro è serbo, e che gli strumenti di lavoro non vengono più designati con la parola italiana, non si dice più martello, ma con le parole del serbo croato. E questo disegna una realtà che poi, alla fine degli anni 90, dopo questa legge anche sciagurata del 92 sul diritto di cittadinanza, che pone dei paletti, che privilegia addirittura i discendenti degli antichi migranti italiani, come se questo risarcimento avesse senso ai nostri giorni, insomma, è un po' eccessivo. Tant'è vero che nel 1998 non avevo portadrio, me ne sono dismettere a casa, l'ho tenuta però, perché negli spettacli lo faccio ingrandire il proietto. C'è una di quelle vignette di Altan, avete presenti gli omini repellenti che disegna lui, no? E c'è il dialogo fra due di questi omini, e uno dei due dice a quell'altro, dice, questi immigrati devono capire che siamo stati, che siamo emigrati anche noi, con le buone o con le cattive. Devono capire che siamo stati emigrati anche noi, con le buone o con le cattive. Vabbè. Ius sanguinis, ius soli, tutta la polemica anche di adesso, ius cultura, questo tema che agita, e vabbè, risale come punto di partenza da questa forzatura del 92, a cui né la legge turco-napolitana né la Bossi-Fini hanno mai pensato di provvedere. Se pensiamo a questo, quasi un milione, sono più di 800.000 i ragazzi che sono nati qua e che sono non immigrati, sono figli di immigrati, e sono qui, e quel film Banga che vi ho detto andatelo a vedere, che vi fate un'idea. Però noi sappiamo che la percezione anche nostra di questi fenomeni è stata acuita nel corso del tempo, mentre tutti questi fatti normativi e anche queste prese di posizione politiche venivano puntualmente, come dire, registrate, e comunque ne fa l'elenco un minuto, il libro, ripeto, è importante, è anche un po' difficile perché non è di almeno lettura, però è utile, no? Beh, mentre tutto questo accadeva, noi abbiamo perso di vista la questione che si pone adesso. Già molti, e nel libro sono ricordati, avevano fatto delle previsioni dicendo, ma questi vengono qua, restano qua, mettono al mondo i figli, e i loro figli necessariamente si porranno di fronte ad alternative, a questioni che già la storia della nostra immigrazione ha conosciuto. Non è che gli italiani all'estero abbiano fatto qualcosa di diverso. Ancora oggi non li trovate, pensate agli italiani negli Stati Uniti, che poi è pazzesco quello che succede. Voi avete l'equivalente di un folle come Trump nel Brasile, che anche lì Bolsonaro è discendente di contadini veneti di Anguillara, ma Trump stesso è discendente di emigranti tedeschi. Cioè, gli Stati Uniti sono un paese che senza l'immigrazione straniera non esisterebbe, e così buona parte degli altri paesi anche del Cono Sud. Bolsonaro è un soggetto, e ancora, per dire, rispetto a Trump, sembra un intellettuale confronto. Questo qua è un bruto, cioè, a parte il discorso della Mazzoli, eccetera, ma, ed è un discendente di contadini veneti. Dopo la sua famiglia si è mischiata, anche perché normalmente anche i discendenti dei veneti in ogni parte del mondo sì conservano magari il cognome, ma dopo ci sono i matrimoni misti, possono essersi sposati con donne del posto se sono maschi, o viceversa, eccetera, è tutto quanto l'effetto di una cosa che abbiamo sotto gli occhi e che non riusciamo a gestire, perché con le tappe successive di queste leggi che ho ricordato, e adesso le altre fasi ci verranno ricordate, no? Della immigrazione straniera, noi abbiamo man mano perso di vista quello che adesso ci presenta il conto, e ce lo presenta in un contesto sia nazionale che internazionale in cui l'immigrazione è la merce di scambio per qualcuno unica. Cioè, c'è qualcuno che è riuscito a partire dal 4% e arrivare al 33% con l'immigrazione. No, intendiamoci, è diventato, non si può neanche ragionare, perché tutti potrebbero inchiodare di fronte al problema, ma insomma, sono troppi, c'è l'invasione. A parte il fatto che l'invasione
di fronte a quelle cifre che dicevo prima della nostra natalità in continuo calo, no? Io posso dire che l'esperienza più per me indicativa è che io, ripeto, studiavo l'immigrazione all'estero, ma quando la figlia più grande partorì in sala parto, cioè nella sala dell'ospedale di Vicenza, e mi trovai che c'era lei con questo bambino italiano e tutti gli altri non erano italiani, questo 20 anni fa. Un po' problema ce lo si pone, ma siccome è diventato l'arma fine di mondo della politica, voi capite che richiamare a un minimo di fattualità, di fatti veri, che non escludono la paura, le preoccupazioni, i timori, le cose che la gente a tutti i livelli può nutrire di fronte a quello che è normale che sia, no? Io, quando facevo nelle scuole qualche lezione su questi argomenti, ricordavo che anch'io certe volte subivo l'effetto di se sei per strada alla sera e senti dei passi dietro di te, ti giri, se già lo vedi nero invece che bianco ti preoccupi. A me capitò a Roma questo, ma tanti anni fa, e andavo all'archivio centrale dello Spazio, che è un posto dove ci si sporca in maniera ignobile perché sono tutte carte, faldoni di carta polverosi, e uscii dall'archivio centrale dello Stato, che era sera, non mi ricordo se fosse ora legale o cosa, comunque era sera, e avevo una sistemazione d'albergo vicino alla stazione Termini, in una strada abbastanza riparata. A un certo momento scorsi dietro di me che sembrava che mi seguissero due persone di colore. Mi preoccupai molto, presi paura, perché sembrava che seguissero proprio me. A un certo momento, non sapendo cosa fare, c'era una traversa, una strada, e feci questo calcolo: adesso se qua non succede qualcosa io mi metto, allora riuscivo anche a correre, adesso faccio più fatica, faccio una deviazione e scappo via. E mi girai e li guardai, erano probabilmente, non erano magrebini, non erano nordafricani, erano etiopici. E mentre io mi accingevo a fuggire, loro mi guardarono, stare fatti, e si girarono e scapparono via di corsa. Io rimasi abbastanza stordito da questo fatto, poi non ci pensai più, raggiunsi questo albergo di modeste condizioni con un ascensore pessimo che però aveva, sapete, la specchiera degli ascensori, ed entrai nell'ascensore e vidi la mia immagine trasumanata, cioè blue jeans, faccia sudata, gli occhi iniettati di sangue, tutto sporco, e con i generi che pensavo sto qua una rapina. Questo, allora i ragazzi si divertivano e allora incrementavo, dicevo: guardate che la paura del diverso, la paura che non è l'uomo nero solo, è la paura del diverso, che può essere, ad esempio, se sei in macchina ti viene da imprecare perché c'hai davanti una carretta che visibilmente è di quarta mano, a bordo sono in cinque, che siano metà di colore, che siano slavi o colore, e ti viene da maledire gli immigrati perché ti stanno rallentando nella marcia. Così come mille altre situazioni di disagio che uno può provare se gli aumentano l'affitto e però vicino a casa c'è. E lì vengono fuori che cose che chi studia l'immigrazione ha già trovato mille volte, ad esempio la politica degli odori: perché gli italiani potevano trovarsi bene, che so, con i greci o con gli slavi, perché usavano tanto aglio che veniva detestato da altri, e i fumi, gli odori, questo nell'Europa anche immigratoria del secondo dopoguerra, diventava uno stigma di inferiorità. Insomma, mille cose che la storia dell'immigrazione ha raccontato, che però adesso sarebbe il caso di mettere a ridosso delle questioni che occupano. Ecco, una ultima, poi ti do il microfono, che mi ha molto così colpito, perché già nel 2006, tra il 2007 e il 2008 ci fu un tentativo in Italia di fondare un grande museo dell'immigrazione italiana. Naturalmente all'epoca forse non ero ancora in pensione, venne interpellato e mi proposero di sì, facciamo. Poi la dotazione che il governo che aveva proposto, che era un governo Prodi, di 2 milioni e passa, venne azzerato dal governo Berlusconi che era subentrato a Prodi. Il Museo dell'Immigrazione Italiana non venne fatto come
doveva essere fatto, perché io mi ricordo che mi ritirai in quanto avevo chiesto che almeno come minimo sindacale una delle sale di conclusive di un percorso museale ci fosse l'immagine di questa, non scambio, non è che si passa il testimone, ma c'è una coesistenza di flussi, e che si parlasse un po' anche dell'immigrazione straniera in Italia. Non venne fatto, io non raccolsi l'invito. Per 2 o 3 anni questo museo venne stolidamente piazzato sotto l'altare della patria a Roma, adesso è stato chiuso, e adesso di nuovo tentano di rifarlo sempre con la stessa riserva mentale, che non vogliono che ci sia in questo museo uno spazio per l'immigrazione straniera. Tanto io ho pensato che forse, magari mi chiederò anche a Colucci e ad altri che come lui se ne occupano, ci sono tanti soggetti, non li abbiamo menzionati, ma vale la pena di dire, ci sono forze politiche, sindacali, in questo ci sono gruppi famosi oramai, ma che sono attivi da 40 anni, come Sant'Egidio di Roma, la Fondazione Migrantes, la Caritas, e i medici e quant'altro, c'è tutto un mondo che ruota attorno a queste cose e che combatte le panzane, le menzogne, tutto quello che è stato detto, i famosi 35 euro che non è vero niente, che vengono dati 35 euro agli emigrati. Gli emigrati saranno 2 euro, 2 euro e mezzo, quelli che erano gli SPRAR, i luoghi di accoglienza, e tanto, e tutto il resto è distribuito agli operatori sociali, alle strutture e quant'altro. Cioè un mondo però che ruota attorno a queste cose, che contrasta con l'inerzia e anche gli atteggiamenti un po' colposi del ceto politico parlamentare. Adesso sentiamo le altre fasi. Ecco, ben volentieri riprendo questo filo cronologico in modo tale, professore, da lasciare poi spazio a domande, interventi, richieste che credo saranno possibili. Ecco, si diceva della legge Martelli e Colucci scrive: la legge Martelli è arrivata nel 90 grazie a una spinta molto forte dal basso, e questo processo è durato per 10 anni. Tutte le sanatorie di regolarizzazione sono state approvate sull'onda di un movimento popolare che faceva capo appunto a Sant'Egidio, la Caritas, la Chiesa e i sindacati. In quegli anni l'opinione pubblica non era ostile all'immigrazione e c'era una convergenza tra i settori cattolici della società, le associazioni e i sindacati. Fu però a seguito dei ripetuti sbarchi albanesi del 91, di cui si diceva, che emerse un clima di maggiore ostilità nei confronti degli immigrati, e da mettermi in risalto, come ben fa Colucci, che la legge Mancino del 93 fu approvata per combattere proprio anche gli episodi di discriminazione, razzismo e xenofobia, segno che c'erano, cominciavano a emergere e diventare importanti. Negli anni 90 la legge turco-napolitano, datata 1998, fu il primo tentativo di una legge sull'immigrazione di carattere generale e sistematico, perché per la prima volta si pensava a un coordinamento tra la politica estera e un sistema di quote privilegiate a favore dei paesi che avessero collaborato al rimpatrio degli immigrati espulsi dall'Italia, quindi una visione complessiva ad ampio spettro. Solo che, aggiungo anche che questa legge prevedeva in termini realistici l'ingresso non solo per lavorare ma anche per la ricerca del lavoro, così come vi era una carta di soggiorno per stabilizzare e integrare gli immigrati residenti in Italia a lungo e semplificare l'accesso ai servizi sanitari di base. Questa era la logica. Solo che in seguito ai cambiamenti vari degli scenari, l'applicazione politici e sociali, culturali, l'applicazione della legge nelle parti che erano di apertura, di integrazione, incontrò degli ostacoli per vari motivi. Per esempio l'armonizzazione tra le richieste di ingresso per motivi di lavoro e il mercato di lavoro stesso prevedevano dei sistemi molto rigidi che poi diventavano un ostacolo, e di fatto sparirono i canali che
permettevano questi accessi per lavoro, per cui l'unico modo di regolarizzazione diventò la richiesta d'asilo, che è un po' come oggi, e il ricongiungimento familiare. Risultato, i cambiamenti degli scenari, come si diceva prima, si succedono e quello che forse potrebbe essere la conclusione è questo passo del libro dove si legge testualmente: oggi vediamo delle navi con qualche decina di persone a bordo che non possono attraccare i porti italiani e che suscitano isteria tra i politici e l'opinione pubblica. Sembra inconcepibile se pensiamo che nel 2002 il governo di centrodestra emise la legge Bossi-Fini da una parte, che modificò in senso molto restrittivo la precedente legge Turco-Napolitano, ma contemporaneamente regolarizzò con una sanatoria quasi 700.000 persone. E allora la legge Bossi-Fini viene ricordata per questo aspetto restrittivo, ma viene dimenticato il fatto che lo stesso governo negli stessi giorni operò questa sanatoria, il che sta a dire come vi sia una spaccatura profonda tra gli orientamenti, per cui da un lato si ha l'apertura, l'accoglienza come fatto di principio, dall'altro invece esattamente all'opposto la chiusura come fatto altrettanto di principio. Il succedersi dei governi e degli orientamenti che li ispirano spiega perché una legge compressiva manchi ancora, no? E ragionando sulla sequenza veloce, vede nel 2008 la legge del ministro allora era Maroni, che restringe ulteriormente, gli ultimi decreti portano la firma del ministro dell'interno Minniti, del ministro della giustizia Orlando, che contengono disposizioni urgenti per l'accelerazione di procedimenti in materia di protezione internazionale, misure di contrasto all'immigrazione illegale, che però hanno come ultimo episodio di questa serie molto frammentata e disarticolata di interventi legislativi i decreti di sicurezza firmati quest'anno. Ecco, in questo scenario la immigrazione cresce e si diffonde per ragioni, come dicevamo adesso, strutturali, sostanziali, che guardano, dico io, ben poco all'emergenza o alle cronache giornalistiche. E questo è il mondo che ci aspetta e che abbiamo davanti, e in questo la storia dell'immigrazione straniera in Italia, proprio mettendo in sequenza e dando un ordine complessivo, se non altro cronologico, ci permette di comprendere molto dei fenomeni attuali. Ecco, questo credo ci possa dire, professore. Allora, per concludere, prima di dare la parola a voi, siccome probabilmente una delle cose che vi sono più vicine, anche cronologicamente, sono le questioni relative appunto ai decreti sicurezza di Salvini, a questi fenomeni che sono gli sbarchi e l'arrivo dal mare, sapendo noi benissimo che i canali di ingresso poi sono tanti in Italia, ecco, c'è da senz'altro ricordare che oltre ai limiti del nostro paese, del nostro governo, dei nostri governi, della nostra classe politica, c'è anche una quota parte di responsabilità consistente dell'Unione Europea, nel senso che di fatto dopo Schengen, in cui l'Italia, come sapete, entrò non per ultima ma quasi, perché ci mise 5 anni entrare in Schengen, e dopo la prima conferenza di Dublino, per non parlare di quella del 2015, è evidente che è stato trascurato il fatto che se è un'unione, una federazione tra stati, stati come l'Italia o come la Grecia o come la stessa Spagna sono i confini meridionali di un paese grande, quindi non possono essere gestiti. Quella è la cosa drammatica, è come sapete che nell'ultimo incontro, quello del 2015 a Dublino, era stato deciso che dovevano farsi carico i paesi di primo ingresso. Buongiorno, primo ingresso, non è che arrivano prima in Finlandia se vengono dal sud del mondo.
e quindi c'è una responsabilità anche complessiva e che non si può trascurare la dinamica, visto che parliamo di milioni di persone, ho detto 5 milioni di stranieri, non si può trascurare anche un andamento del fenomeno che vede, ad esempio, rispetto alla fase in cui fra gli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio era evidente che le famiglie degli immigrati avevano un tasso di natalità superiore, adesso si sono adeguate, fanno meno figli anche gli immigrati, perché si adeguano al modello del paese in cui si sono installati. E anche l'andamento delle rimesse è interessante nel libro, adesso non vi tedio con le cifre, ma si vede la massa enorme delle rimesse monetarie che a un certo momento superano quelle degli italiani che mandavano soldi a casa, quelli che escono, no? E le polemiche che possono sorgere su questo ricordano quelle che già i primi del Novecento negli Stati Uniti riguardavano i Birds of Passage, gli uccelli di passo, che erano gli italiani che prendevano lo stipendio, il salario, mettevano da parte, non spendevano niente. E anche con gli immigrati, la classica situazione, l'immigrato accumula denaro per mandarlo a casa perché ha delle famiglie da mantenere magari dall'altra parte del mare, ma anche le dinamiche nuove, nel film Panga di cui vi dicevo prima, c'è un passaggio dove il protagonista vede uno dei componenti della piccola band bengalese che ha messo in piedi, costretto a partire da Roma, dopo anche lui è un ragazzo nato e cresciuto in Italia, per andare a Londra, prima ancora che venisse fuori la tragedia della Brexit. In realtà è vero che tu vedi anche nel movimento dell'immigrazione degli spostamenti, gente che è stata per 15-20 anni in Italia che si sposta perché l'Italia non dà più occasioni vantaggiose di lavoro, e quindi è un mondo in ebollizione che ha mille aspetti e che purtroppo viene degradato a merce di scambio politico in una lotta senza quartiere, dove è difficile, ripeto l'esempio della guerra d'Abissinia e del patriottismo anche degli italiani antifascisti, dove è difficile controllare le situazioni che vedono prese per buone parole d'ordine sull'invasione, ma che invasione, che poi anche se sono non le navi che venivano fermate da Salvini, ma i famosi barchini, sono sicuramente migliaia di persone, però guardate che migliaia di persone con quei limiti che dicevo per l'Unione Europea, in un continente di 500-600 milioni di abitanti, insomma è una cosa che non si dà da intendere, non si capisce perché i governanti europei non riescano, non prendono decisioni anche su cose molto più drammatiche come sta vicenda curda e turca, ma non se ne esce se queste cose di cui abbiamo parlato stasera non vengono dai nostri uomini politici metabolizzate e apprese. Però io mi domando se il livello culturale deve essere la stessa che era stata ministro o sottosegretario della cultura, una che si è vantata, che ha detto che negli ultimi 3 anni non ha letto mai neanche un libro. Ma come? Sottosegretario alla cultura e all'istruzione non ti hai letto neanche un libro in 3 anni? Ma allora come facciamo ad andare avanti? Cosa gli dico? Leggiti il libro di Colucci. Un amore dopo 2 pagine. Va bene, dai, facciamo che se volete fare qualche domanda proviamo ad accontentare i limiti nostri. Bene. Bene, allora se ci sono domande, richieste. Curiosità, prego. Una volta un documentario e c'era un politico che aveva proposto un commissario europeo per questo problema. Era un politico, mi sembra fosse Veltroni, ma mi sembra che lui ha detto finché non ci sarà un commissario europeo per questo problema sarà difficile la decisione, perché è un fenomeno che non si interrompe. Poi io personalmente ho molto paura, però so che è un fenomeno che non si interrompe.
Per esempio, non so niente di tutti i vari paesi africani, cioè io ho i ricordi infantili dei missionari, poi il mio ricordo si interrompe e c'è l'immigrazione in televisione, cioè, oppure le storie di ogni giorno. La paura del diverso, sì, però qualche volta è anche motivata, onestamente. Cioè, non è che la paura del diverso deve dire, beh, saremo tutti fuori, perché verranno. Verranno e vengono. Perché Alex Zanutelli, tanti anni fa, aveva detto che i poveri arriveranno. E adesso stanno arrivando. L'aveva detto già in un libro, Primi passi verso Pasqua, l'aveva scritto 20 anni fa. Penso 20 anni fa. Quindi i missionari cattolici le vedevano già queste cose. Cioè, adesso io non so se... Probabilmente, siccome cioè, sono anche molto fuori da questo mondo, l'interazione tra il mondo della missione, ciò nonostante, io personalmente continuo ad avere paura. Però i missionari coraggiosi continuano ad affrontare il problema. Cioè, perché vengono via? Per motivi politici, per motivi religiosi, per motivi di lavoro, per invadere l'Europa. Cioè, sono sempre mille motivi. Cioè, io ben che vengo, non ho problema, basta che mi fai del male. C'è qualche altro intervento? Qualche altro intervento? Allora, prima di dare la parola al professore, stimolato da questo, faccio un po' di pubblicità per la CIA, che pubblica su internet l'Atlas Factbook, World Factbook, cioè un atlante mondiale molto aggiornato con riferimenti diretti a quelli che sono le caratteristiche dei 185 paesi del mondo dal punto di vista economico, sociale, demografico, oltre che politico e geografico. Dico solo che c'è un tratto significativo perché la grandezza di ogni paese che viene considerato è paragonata con uno degli stati americani, quindi c'è un vizio di questo tipo. Però la domanda di prima mi fa pensare a quella che è la struttura demografica, per esempio, dell'Algeria, che vede il 50% della popolazione avere meno di 14 anni. Meno di 14 anni vuol dire arrivare allo stesso tempo al traguardo della scuola e alla ricerca del lavoro, per cui in quelle condizioni non c'è alternativa all'emigrazione. E questo è un dato proprio profondo, strutturale, tanto più evidente se lo confrontiamo con quella che è la piramide demografica della nostra Italia, che come si diceva ha la forma di una damigiana rovesciata, dove la base è molto stretta e man mano si avanti con l'età si allarga. Professore Arein. Ecco, vabbè, no, l'unico intervento, l'ultimo, tocca varie questioni. Una, quella è Prodi che ha recentemente caldeggiato l'istituzione di un commissario europeo, così come c'è gli affari economici e sviluppo, anche all'immigrazione. L'Italia ha avuto per un certo periodo, io ricordo che c'è stata, ve la ricordate, Margherita Boniver, era commissario all'immigrazione, un ministro addirittura, c'è stato un periodo negli anni 90 in cui era stata concepita questa misura. Poi le altre questioni che lei sollevava, penso che quando vi ho raccontato l'aneddoto personale della mia fuga davanti ai due neri, non è che io trascuri la paura che alberga nel cuore di ciascuno di noi di fronte al diverso, all'altro, però di fatto intendiamoci, assieme a questioni che sono legate al discorso del diritto di asilo per perseguitati, per esuli, per profughi, che c'è e che è frutto anche della politica dissennata dell'Occidente, voglio dire, ma chi gli aveva ordinato, il medico ai Bush, di fare la guerra in Iraq? Ma siamo matti, abbiamo devastato, lo stesso, questa è un'arma usata normalmente nella polemica politica, ma lo stesso intervento voluto dai francesi per questioni petrolifere in Libia, ma chi gliel'aveva ordinato? Cioè l'interesse economico. L'Occidente tratta il resto del mondo sulla base
fatturati delle, delle grandi imprese, e quindi quello è un capitolo. Cioè il mondo è stato devastato da questioni che creano instabilità e creano paura di morire, e fuga è legittimo. Ma poi pensate, se invece di essere tutto quanto costruito attorno a questa logica securitaria di polizia, ma è possibile che un viaggio che viene pagato migliaia di euro sui barconi attraverso peripezie inenarrabili, tutti i rischi che corrono quando vengono usati come merce di scambio dagli scafisti, eccetera, no? Il libro è importante anche perché mostra come la tratta della forza lavoro straniera, a prescindere dagli scafisti e dalle barche, sia molto antica. Ci sono connessioni con la criminalità organizzata, sia italiana che internazionale, enormi. Ma voglio dire, tutto questo dipende dal fatto che se uno è disposto a venire dal Bangladesh con una serie di espedienti pagando 5-6 mila euro, quando il biglietto d'aereo costa 1200 euro, vuol dire che non può farlo perché o non ha i documenti o non gli lasciano fare questa cosa. Se fosse regolamentato, lo so che è folle pensarlo, di vedere un traghetto che parte dalle coste tunisine o algerine e porta della gente che può sbarcare spendendo, cioè tagliando fuori il mondo della criminalità e arrivando dove arriva poi lo stesso. Comunque ci sono anche gli emigranti, oltre a quelli che chiedono asilo perché sono a rischio di morte o di persecuzione. Cioè un curdo cosa può pensare? Che se rimane lì dov'è, Erdogan lo lascia sopravvivere? Ma siamo matti, hanno usato di nuovo il napalm, i turchi hanno usato armi chimiche spaventose, e quindi quello, no? Non puoi obiettare niente e scappa, ma non puoi neanche più di tanto obiettare di fronte a quelli che vengono chiamati con una punta di disprezzo migranti economici, che poi è il grosso della nostra immigrazione storica. Cos'erano i contadini veneti che andavano in cerca di un destino migliore in America alla fine dell'Ottocento? Migranti economici? Non è che, cioè, uno che ragioni ha uno di andare lì? Sì, c'è una quota parte anche dei più giovani, ci sono quelli che hanno spirito di avventura, ma non pensiamo di risolvere il problema dell'immigrazione semplicemente adducendo situazioni di questo genere. È un meccanismo inevitabile. Migrazione economica vuol dire che uno non trova lavoro a casa sua e viene dove probabilmente il lavoro c'è. Naturalmente scopre che poi il lavoro che c'è in Europa, in Italia, eccetera, è un lavoro che viene anche pagato molto rispetto ai livelli di reddito dei paesi di provenienza, ma che costa in altri termini di umiliazioni, di maltrattamenti, che poi sono lavori, come vediamo, per i braccianti, per il lavoro occasionale della raccolta della frutta, degli agrumi, dei pomodori, eccetera, insomma, che sono anche, sapete perché è temuta l'immigrazione? Perché è anche l'immagine di un paese che funziona così. Ci sono gli immigrati stranieri, peggio se di colore, che vengono pagati 2 euro all'ora, però ci sono anche i giovani nostri, che fanno magari mestieri completamente diversi, non raccolgono frutta, però fanno, non so, il servizio giornalistico, tre quarti dei giornali vengono pagati per un pezzo giornalistico 3 euro, 4 euro, e hanno livelli, cioè è la nostra cattiva coscienza che viene messa a contatto di queste cose, perché è tutto un insieme. Allora, vabbè, questo libro, per concludere, secondo me merita di essere letto, meditato. È una lettura impegnativa, però ti mette di fronte a tante realtà che hai solo percepito, annusato e non capito. E soprattutto le dispone, le disloca nel tempo, facendoci capire che una questione che si sta svolgendo da circa 40-45 anni, se non si risolve adesso è perché è stata affrontata male, e non è che ci siamo esonerati per il futuro da considerarla per quello che è, e non come viene biecamente adoperata come arma per raccogliere voti. Basta.